Dopo noi, quel corso, sono venuto a casa e dopo sono andato a lavorare lì. Dopo 3 mesi mi chiama militare, perché ero militare da prima e ho dovuto tornare a fare militare. Mi hanno fatto fare il CAR a Bari per la seconda volta e poi un bel momento mi hanno mandato in Albania e io non ci volevo andare e mi sono messo a rapporto col colonnello dicendo che io le ragioni le conoscevo. Cioè, te non potevi avere un'arma, te non avevi più nessun diritto in seguito alla condanna che hai ricevuto. E lui, questa qui, lui mi ha detto: guarda che io sono dell'esercito, però ho fatto la guerra in Albania con le camicie nere, per quindi se ci sono stato io, ci vai anche te. Sono 4-5 mesi che sono in Albania, eravamo a Durazzo noi. Arriva un documento dal ministero che io devo rientrare subito in Italia perché non potevo, non dovevo essere lì. E di lì si va al porto, ci imbarchiamo sulla nave, mi ricordo sempre, si chiamava Argentina quella nave lì. Si è stati lì 3 giorni e la nave non partiva, che c'erano i sottomarini inglesi, questo è quello che si diceva. Una bella sera, di sottosera, la vedevamo da sulla nave, che è scoppiato lì a Durazzo una grande festa, la gente che si abbracciavano. Dopo siamo scesi giù, Badoglio aveva detto che la guerra era finita, tutta quella storia lì. 8 8 settembre. settembre. Lì con noi, come truppa d'occupazione, c'era una cinquantina di tedeschi anche, sempre roba dell'esercito. I tedeschi si sono spogliati anche loro, poi hanno festeggiato assieme agli italiani. Dopo 8 giorni si sono tornati a vestire da tedeschi. Dopo, cosa è successo? Lì nessuno comunicava più con Roma. Cioè anche gli addetti ai servizi, la foreria così, non riusciva più a comunicare con loro perché non rispondeva nessuno, che forse è stata anche una fortuna. I nostri grandi ufficiali, il generale Mondini che era di Parma, che era il generale della mia divisione e dell'Arezzo, un bel momento hanno radunato i soldati tutti qui che hanno detto una bala. Secondo me era una bala anche quando l'hanno detta loro, cioè hanno detto che avevano raggiunto un accordo con i tedeschi, che loro ci avrebbero portati a Trieste, poi ognuno si sceglie la propria strada. Vabbè, io non è che ci credessi troppo. E infatti ci siamo imbarcati, eravamo 42 ogni vagone, arriviamo sul confine, lì allora chiudono i vagoni, dicendo che c'erano i partigiani. E la mattina, vedendo, io avevo un libricino che c'era una cartina, la mattina eravamo in Austria, a Degalora, qui signori belli, Noete, e sono andato a Neubrandenburg, che è 200 km oltre Berlino, che poi ho avuto la soddisfazione 3 anni fa o 4, che sono andato a visitare il mio campo dopo 60 anni, sono tornato a vederlo là. E dopo di lì siamo stati lì un periodo di tempo, sotto sempre i bombardamenti, c'erano dentro il campo le prime 2 baracche, c'era la direzione dei tedeschi, erano tutti loro, poi c'erano 2 baracche di prigioniere, donne sovietiche, che li facevano lavorare con pale e picco sulle ferrovie. Poi dopo c'erano i francesi, poi c'eravamo noi, non so quante migliaia di prigionieri c'erano. Siccome che io, questo è quel che conta, non voglio mica scordarmi, siccome che io ero accompagnato da 2 sottufficiali, cioè i miei documenti partendo dall'Albania, li avevano loro due, credo che li avessero mandati anche per una licenza, premio, non lo so, perché uno di Cosenza e uno di Catanzaro era. Quando le cose si sono cambiate, che c'era quella situazione lì, a me mi era poi anche una paura, perché
perché so che i tedeschi, i comunisti non erano miei amici di monte, e loro cominciavano ad avere anche qualche esigenza per una cosa, per un'altra cosa, solo che una notte hanno cercato 30, loro erano a dormire in un altro angolo del capannone, perché essendo ufficiali, gli vendetti là a Castello, noi avevamo la paglia, dormivamo sulla paglia e per terra. Allora bocca veda a sgabaiare via, che dopo non ho più, dopo ho fatto anche male forse, non ho più saputo niente, perché mi ero in paura. Se loro lì danno i documenti in mano a una guardia, perché là poi erano anche cattivi, perché passavano una parola, hanno imparato subito, passavano al mattino, Austin, boh, ma cosa avranno? E allora, ma ci sarà da prendere il caffè, ci sarà qui. Dopo gli udenti 4, 5 del mattino, cioè dovevi alzarti, però non lo sapevamo mica noi quella parola lì, cioè erano già cattivi anche lì. E così dopo io ho abbandonato e sono andato in questo campo che aveva bombardato un grosso fiume, abbiamo cominciato a lavorare così. Sono stato, io di loro più saputo niente, perché quello lì praticamente era un campo di smistamento, perché lì tutti i derivava 100, 150 o 200 prigionieri, era sempre un contenuto arrivare con i treni. E dopo io di loro non ho più saputo niente. Lì dove siamo andati, io ho fatto 4 campi di concentramento là in Germania, che l'ultimo è poi dove ci hanno liberato, si chiama Wickede, che era poi in Westfalia, in provincia di Dortmund. L'ultimo campo è stato quello lì. Normalmente la gente poi dormivano anche subito, perché vale che noi nel periodo più lungo, quando era a Hagen, che era poi Westfalia, che era in provincia di Dortmund, che era una grossissima città, e lì poi Duifer, dove c'era il campo a Wickede, avevi la sveglia alle 5 del mattino, poi dovevi fare 2 km a piedi dalla stazione, poi era stato 1 km treno, poi dopo là dovevi vagabondare dalla stazione, andare sul tuo lavoro, e alla sera a volte attorno a casa ora, allora che succedevano poi anche delle cose mica belle, poche volte è successo, però è successo. A un certo orario, su mia DSMS, venne a fare il contrappello, vengono a fare il controllo. Se c'è allora, tutti nel corridoio, c'è che era ancora che dormiva sotto in un angolo, era un malega, allora tutto fuori a fare ginnastica. Gli mi sciocca di lei, magari partivi sciocca, da sopra la scheda, perché tutti i trigger dai andare dal baracchi, tutti. Poi dopo te stai all'ora a fare ginnastica, da volte più viva anche, mentre che è successo pochi volte, però succedeva anche i lavori. Io sono stato arrestato, cioè ci hanno caricato loro sui treni il 16 di settembre e sono tornato a casa dopo 2 anni il 14 di settembre, perché noi essendo in quella zona della Ruhr, lì era la zona che era... Le fabbriche di guerra erano tutte lì, cioè lì c'erano quelle fabbriche dei carri armati che gli americani per andare dentro facevano quelle famose bombe a grappolo, per sfondare quelle, e le bombardavano tutte le notti. Io non scappavo neanche più, perché io ero qui che scappavo, a correre sotto le bombe. Noi abbiamo fatto quella trafila lì.